Lui è Paris de Laudran. Visto così potrebbe sembrare un noioso prelato, un po' anonimo, forse anche un po' troppo rigido per i nostri gusti. Niente di più sbagliato. Il personaggio che avete di fronte ha lasciato il segno nella sua epoca. Paris de Laudran, infatti, fu una vera e propria celebrità in Trentino nella prima metà del Seicento, soprattutto qui nel territorio della Valle Garina. E sapete perché? Scopriamolo insieme. La famiglia d'origine ha avuto un ruolo fondamentale nella vita di Paride. Quando nacque, nel 1586, i Laudran erano a capo di un vasto feudo che si estendeva lungo la sponda destra dell'Adige, da Aldeno fino ad Isera. In questo territorio, la nobile famiglia possedeva due castelli, Noarna e Castellano, e godeva di uno speciale diritto, detto di patronato, sulla chiesa principale, la magnifica pieve di Villa Lagarina. Tradotto in termini contemporanei, i Laudran indicavano al vescovo il sacerdote che avrebbe governato la parrocchia e goduto dei benefici collegati al prestigioso incarico. Per antica consuetudine, la scelta del candidato cadeva sui membri stessi della famiglia. È per questo che i destini della nobile famiglia si intrecciarono per secoli con quelli di Villa Lagarina e della chiesa di Santa Maria Assunta. Generazioni di sacerdoti, appartenenti alla stirpe dei Laudran, donarono alla pieve dipinti, preziose oreficerie, sontuosi parati confezionati con lucenti tessuti di seta. Questo tesoro, per secoli conservato nella sacrestia della chiesa parrocchiale, è ora accessibile a tutti. Nel 2000, infatti, una parte delle opere donate dai Laudran è entrata a far parte del Museo Diocesano di Villa Lagarina. Il museo è ospitato negli ambienti del settecentesco Palazzo Libera e il percorso museale, suddiviso su tre piani, espone opere appartenenti a varie tipologie artistiche. Ma torniamo a Paris de Laudran. Destinato dalla famiglia alla carriera ecclesiastica, divenne vescovo di Salisburgo nel 1619, a soli 33 anni. Il nuovo incarico non spezzò i legami con Villa Lagarina. Paride continuò ad occuparsi dei feudi di famiglia e soprattutto della chiesa di Santa Maria Assunta. A lui si deve la costruzione di una delle più belle cappelle seicentesche di tutto il Trentino. La cappella si apre sul fianco settentrionale della pieve di Villa Lagarina ed è dedicata a San Ruperto, patrono di Salisburgo. Una cancellata in ferro la separa dalla chiesa. I lavori, iniziati nel 1626, si conclusero nei primi mesi del 1629. È questa la data che si legge nell'iscrizione commemorativa che è al centro dell'Arco Santo. Ma perché Paride volle costruire la cappella? I motivi sono due. Dare degna collocazione al monumento funerario dei genitori, Dorotea Welsperg e Nicolò, e il secondo motivo era quello di avere un luogo pubblico in cui celebrare il prestigio della famiglia. La cappella è un vero e proprio tempio dinastico, dove si trova ripetuto moltissime volte lo stemma dei Laudran, il leone con la coda annodata in nodo d'amore. Curiosità! Esclusa la pale d'altare e i tondi con gli evangelisti, tutta la decorazione è dipinta su grandi lastre di rame. Ci sono ben 21 pannelli dai colori accesi, immersi nel candore della decorazione a stucco. Siamo di fronte ad una delle più estese decorazioni di questo tipo esistenti in Europa. Con la costruzione della cappella, Paride dava inizio ad un ambizioso progetto che negli anni successivi avrebbe drasticamente trasformato l'aspetto della pieve di Villa Lagarina, trasformandola in un sontuoso tempio barocco, uno dei più belli del Trentino. Siete ancora convinti che dietro a questo volto si nasconda una personalità poco interessante?